Ascolti venerdì 23 marzo, flop Fratelli di Crozza e La Vita in diretta. Ecco gli ascolti televisivi di venerdì 23 marzo 2018, flop Maurizio Crozza su 9. Chi ha vinto la gara degli ascolti della giornata di ieri, virgola venerdì 23 marzo 2018. La sfida del prime time è stata caratterizzata dalla partita amici e vole della nazionale italiana impegnata contro l'Argentina trasmessa su Rai 1 dalle 20:45 circa, mentre su Canale 5 è andato in onda il film La ragazza del dipinto. Su Rete 4, invece, nuovo appuntamento con il programma Quarto Grado e su 9 si è rinnovato l'appuntamento con la trasmissione Cancelletto Fratelli di Crozza. Tutti gli ascolti del prime time di ieri 23 marzo 2018. La sfida del prime time di ieri 23 marzo è stata ampiamente vinta dalla partita dell'Italia contro l'Argentina che su Rai 1 ha totalizzato un ascolto di oltre 6,2 milioni di spettatori arrivando a superare il 24. Numeri decisamente positivi per la nazionale, considerando che si trattava solo di un amichevole. Su Canale 5, invece, proseguono gli ascolti poco soddisfacenti per i film trasmessi in prima serata. La ragazza del dipinto in onda ieri sera ha ottenuto un ascolto medio di circa 2,4 milioni di spettatori con uno share dell'11 circa. Una doppia serata flop per la rete ammiraglia Mediaset che questa sera potrà rifarsi con la messa in onda della nuova puntata di Che è posta per te che assicura alla rete un ascolto medio di oltre 5 milioni di spettatori. Sempre in prima serata va segnalato il debutto flop della trasmissione Kiran, L'amore fa miracoli condotta da Massimo Gramellini e Ambrangiolini. L'appuntamento d'esordio ha ottenuto una media di soli 780.000 spettatori con uno share del 3,60. Un esordio decisamente sottotono per questo talk show che forse è maggiormente adatto per la seconda serata di Rai 3 e non per la prima serata. La vita in diretta e i minimi storici su Rai 1. Ascolti sottotono anche per la nuova puntata di Fratelli di Crozza trasmessa sul canale 9, l'appuntamento di ieri, infatti, ha ottenuto una media di soli 715.000 spettatori con il 4 di share superato dall'ascolto di Propaganda Live sulla 7 ha ottenuto una media di 850.000 spettatori e circa il 5 di share, confermando il gradimento sul pubblico che sta regalando ottimi ascolti al ritorno di Zoro sulla 7. Ottima performance, invece, per Quarto Grado che su Rete 4 ha collezionato un ascolto medio di circa 1,6 milioni di spettatori arrivando a toccare alle 8,60 di share. In daytime, invece, va segnalato l'ascolto sonoramente flop della trasmissione La Vita in diretta condotta da Francesca Fialdini e Marco Liorni. L'appuntamento di ieri ha registrato una media di 1,2 milioni nella prima parte e solo 1,7 milioni nella seconda parte per uno share complessivo del 12 circa. Boom di ascolti per la 7 in daytime. Sempre in daytime vanno segnalati gli ascolti record di la 7 che ieri ha dedicato ampio spazio alle consultazioni per il Senato. In mattinata l'aria che tira ha registrato ascolti boom con oltre il 7 di share. Nel pomeriggio, invece, la trasmissione Tagada ha segnato il suo record con oltre 760.000 spettatori e il 5,30 e a seguire lo speciale maratona del Tagla 7 ha ottenuto una media di 840.000 spettatori con il 5,50. E così la rete diretta da Urbano Cairo conferma di essere il polo dell'informazione televisiva in Italia, di fronte ai grandi eventi politici del paese, il pubblico si sintonizza proprio sulla 7 per seguire i vari appuntamenti in programma, comprese le seguitissime maratone di Mentana.